Il dramma di Natalia Titova. Le parole di Massimiliano Rosolino. Natalia Titova non sta attraversando un momento facile. A rivelarlo, il compagno Massimiliano Rosolino, che sulle pagine del settimanale Nuovo ha raccontato cosa sta succedendo alla compagna. Nel dettaglio, si è scoperto che Natalia sta vivendo un vero e proprio dramma, visto che non può vedere il padre malato. Come sappiamo, la Titova è di origini russe ed è approdata in Italia appena maggiorenne. La sua famiglia di origine vive ancora in Russia e ora, a causa della guerra, per la Titova è impossibile tornare nel suo paese. Tutti i voli per la Russia sono cancellati, dopo le sanzioni europee scattate a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Quindi, la nostra Natalia si ritrova bloccata in Italia e non può raggiungere il padre malato. Sì, perché il papà dell'ex ballerina di Ballando non sta bene. È stato colpito qualche mese fa da un infarto e Natalia vorrebbe stargli vicino. È anche vero che la Titova riesce comunque a restare in contatto con i genitori, ma non è la stessa cosa che poterli vedere dal vivo e abbracciarli. Una situazione difficile che, ovviamente, ha gettato nello sconforto l'ex ballerina. Rosolino ha pur confidato che, per non far pesare ancor di più questa situazione, in famiglia, si cerca di evitare il più possibile di parlare della guerra tra Russia e Ucraina. Insomma, il fatto di non poter andare a trovare i genitori in Russia, per Natalia è motivo di sconforto e di grande frustrazione. Fortunatamente, la donna può contare sull'appoggio del compagno e delle due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, rispettivamente di 10 e 9 anni. Forse non tutti lo sanno, ma Natalia e Max non si sono mai sposati, nonostante stiano insieme dal 2006. Galeotta fu la partecipazione del nuotatore a Ballando con le Stelle, dove la Titova era la maestra di danza. Tra un ballo e l'altro, i due si sono innamorati ed hanno creato una famiglia. Classe 1974, Natalia ha iniziato a danzare all'età di 3 anni. È arrivata in Italia nel 1998 e ha cominciato a danzare in coppia con Simone Di Pasquale. Dal 2005 al 2014 è stata una delle maestre di ballo di Ballando con le Stelle. Poi è stata coach di latinoamericano ad Amici di Maria De Filippi sino al 2020. Ora la si vede in TV a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, in onda su Rai 1, in cui fa ballare gli ospiti a ritmo di danza latinoamericana. La si rivedrà nel programma della Bortone, anche nella prossima stagione TV. Lei e Massimiliano sono infatti stati riconfermati nel cast della trasmissione, anche per il prossimo anno. Quindi Natalia e Massimiliano lavoreranno di nuovo insieme. Uniti nella vita privata ed anche sul lavoro. Una bella gratificazione. Nella speranza che questo riesca ad allievare, seppur anche per poco, la sofferenza di Natalia per la lontananza dai genitori. Nel frattempo, la coppia si godrà qualche giorno di vacanza in Sardegna, ovviamente in compagnia delle due figlie. Cosa ne pensate? Riuscirà presto a riabbracciare i genitori, la nostra Natalia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.